Concludiamo il nostro viaggio a Pompei in uno dei suoi angoli più famosi. Siamo nella Villa dei Misteri, una grande dimora suburbana situata a nord della città in una splendida posizione panoramica. Il primo impianto della villa risale al II secolo a.C., ma successivamente essa subì un ampliamento, godendo di grande splendore come dimora patrizia. All'epoca della catastrofe era stata però trasformata in una grande azienda agricola. Lo testimoniano le grandi cucine e il quartiere rustico. Qui è stato ricostruito il torcularium, un grande palo in legno con una testa d'ariete in cima che serviva per pigiare l'uva. Una curiosità è un piccolo graffito su una parete, la caricatura di un senatore di cui conosciamo anche il nome, Rufo. Quello che ha meritato fama universale alla villa sono i suoi affreschi, a cominciare da quelli di un cubicolo, una piccola stanza da letto. La vera meraviglia del complesso però la troviamo nella camera attigua e consiste in uno dei più straordinari dipinti murali dell'antichità. Una complessa rappresentazione che copre tre pareti e che fra le tante interpretazioni che le sono state date sembra rappresentasse i momenti essenziali di una cerimonia sacra relativa ai culti in onore di Dioniso. Cerimonie che si erano diffuse a tal punto da provocare interventi del Senato allo scopo di reprimere i fini orgiastici che esse comportavano. Si comincia con la lettura del rituale fatta da un fanciullo nudo, forse lo stesso Dioniso. Accanto una scena pastorale con un vecchio sileno che suona la lira e una panisca che allatta un capretto. Nel frattempo un'ancella fugge via terrorizzata, sconvolta da quel che si vede nelle scene seguenti. Un sileno abbevera un satiro, mentre un altro cerca di spaventarlo, riflettendo l'immagine di una maschera tragica nel vino della brocca. Poco oltre, Dioniso, ebro e seminudo, si abbandona in grembo a Arianna. Accanto troviamo una fanciulla che sta scoprendo la mistica cesta dei misteri, dove si nasconde il fallo, simbolo della forza generatrice della natura. La assiste un demone alato, pronto a flagellare una giovinetta che, terrorizzata, si rifugia nel grembo di una matrona. Accanto, una baccante nuda si abbandona in una posa leggerissima ad una danza. Il complesso fa dell'opera una delle più straordinarie rappresentazioni artistiche della storia dell'arte, un capolavoro assoluto di forma e contenuti in un'immagine indimenticabile,